diagnosticato il retinoblastoma? Il retinoblastoma si manifesta con sintomi diversi a seconda di quale parte dell'occhio viene colpito. Il segno più comune è quello della presenza di un riflesso bianco nell'occhio. Quando noi facciamo una foto, normalmente c'è la pupilla dilatata, soprattutto nei bambini, e c'è la classica occhio rosso. Ecco, nel retinoblastoma, soprattutto nelle forme unilaterali, si nota proprio questa differenza, cioè un occhio ha il classico riflesso rosso, l'altro occhio invece ha un riflesso biancastro. Ci sono poi degli altri sintomi che possono essere la deviazione di un occhietto, quindi una specie di strabismo, che è legato di nuovo al fatto che quell'occhio non riesce più a fissare perché è presente una lesione, una massa solida nell'occhio, e quindi il bambino ha questa deviazione. Nelle forme più evolute invece è proprio l'occhio stesso che viene deformato, che si gonfia, che protrude, quando la malattia è molto più evoluta.